Care amiche e cari amici filosofi, vi do la buonasera insieme con Milady, la gattina che vedete qua nell'angolo a sinistra. Questa sera incominceremo a parlare del filosofo olandese Baruch Spinoza. Spinoza nasce ad Amsterdam nel 1600. 32, da una famiglia di ebrei sefarditi, cioè originari della penisola iberica, che avevano dovuto abbandonare la loro patria di origine per sottrarsi alle persecuzioni dell'Inquisizione spagnola. O per prima cosa, cominciamo col dire che anche questa chiacchierata su Spinoza rientra sempre nel filo conduttore della nostra ricerca intorno al concetto di libertà. Ecco, noi vogliamo questa sera incominciare a vedere in che modo ed in che misura il filosofo Spinoza può contribuire a questo nostro tentativo di chiarire i vari sensi, significati, le varie implicazioni del concetto di libertà. Innanzitutto diciamo che il suo nome Baruch Spinoza è quello originario israelitico, ebraico. In spagnolo suona invece Bento de Spinoza ed in italiano Benedetto Spinoza. Vorrei prendere le mosse dal titolo e soprattutto dal sottotitolo di una delle sue opere più celebri, L'Etica, altrettanto celebre del Trattato Teologico-Politico. Perché voglio partire proprio dall'Etica? Perché, come accennavo un momento fa, il suo sottotitolo è estremamente significativo. Vedremo insieme tra un momento perché. Innanzitutto, qual è questo sottotitolo dell'Etica di Spinoza? Etica more geometrico demonstrata, o meglio ancora, ordine geometrico demonstrata. L'etica dimostrata secondo l'ordine o secondo il metodo geometrico. Che senso ha tutto questo? E perché questo sottotitolo? Almeno per tre motivi. Innanzitutto perché, ad avviso dell'autore, nel mondo in cui noi viviamo, nel nostro mondo naturale, tutto è regolato da rigorose leggi di tipo matematico-geometrico. Siamo nel 600, siamo nel pieno del 600, secolo in cui le scienze matematico-geometriche sono particolarmente in auge in Europa, nella cultura europea in generale ed in quella filosofica in particolare. Basti pensare anche alla figura di Cartesio e al ruolo che hanno in lui principi matematici come per esempio l'evidenza, l'induzione, la deduzione e così via dicendo. Il secondo motivo che ci può aiutare a capire il sottotitolo dell'opera spinoziana sta nel fatto che anche l'uomo, come tutti gli esseri naturali, sottostà a questo ordine universale, eterno, immutabile, di natura matematico-geometrica. Ecco, l'uomo non fa eccezione rispetto agli altri esseri viventi e più in generale agli altri enti naturali. In questo è anche egli un ente naturale come tutti gli altri. E in forza di questo motivo, anche egli può essere, anzi deve essere fatto oggetto del medesimo metodo di studio.
un metodo rigorosamente scientifico. Terzo motivo per cui l'etica spinoziana porta questo sottotitolo sta nel fatto che essa è, proprio in quanto opera, strutturata sul modello degli elementi di geometria di Euclide, ossia è strutturata in assiomi, definizioni, teoremi, dimostrazioni, corollari, scoli e via dicendo. Quindi esattamente come un trattato di geometria. Questo ovviamente per un motivo strettamente legato con quello che abbiamo testé detto, cioè il fatto che il metodo geometrico è quello più idoneo a trattare di tutti i problemi che rientrano nell'ordine naturale delle cose. E cominciamo col dire che questo ordine naturale, questo ordine matematico-geometrico, è un ordine rigorosamente deterministico. È un ordine in virtù del quale ogni cosa rientra, ha un preciso posto ed un preciso ruolo in una rigida catena di cause e di effetti. Nulla vi è di contingente e di casuale in questo ordine. Questo ordine non lascia spazio al caso. Se qualche cosa ci appare casuale in questo ordine, ciò è dovuto esclusivamente a una nostra forma di conoscenza inadeguata, ad un nostro difetto di comprensione, né più né meno di come accade quando qualche cosa nell'ordine della natura ci sembra esistere per uno scopo o per un fine. Nella visione spinoziana, così come non vi è posto per la casualità, per il caso, non vi è posto per le cause finali, non vi è posto per alcun tipo di finalismo, di teleologia o di provvidenzialismo, di visione basata su una presunta provvidenza. Andiamo allora a leggere, a dare subito la parola a Spinoza stesso e a leggere un significativo brano tratto proprio dall'Etica, e riguardante proprio il rapporto tra caso, causalità e presunta illusoria esistenza delle cause finali. Scrive Spinoza: tutti gli uomini nascono ignari delle cause delle cose, e tutti hanno appetito di ricercare il proprio utile. Della qualcosa sono consapevoli. Da ciò segue in primo luogo che gli uomini credono di essere liberi, dal momento che sono consapevoli delle proprie volizioni e del proprio appetito, e non pensano nemmeno per sogno alle cause dalle quali sono disposti ad appetire e a volere, giacché ne sono ignari. Segue in secondo luogo che gli uomini fanno tutto in vista di un fine, ossia per l'utile che appetiscono.
donde accade che essi aspirino sempre a conoscere soltanto le cause finali delle cose compiute e si plachino non appena le abbiano apprese. E così, dalla propria disposizione mentale, giudicano dell'altrui disposizione e considerano tutte le cose naturali come mezzi per la propria utilità. Infatti, dopo che hanno considerato le cose come mezzi, non hanno potuto credere che esse si siano fatte da sé, ma dai mezzi che essi stessi sogliono apprestarsi, hanno dovuto concludere che vi siano uno o alcuni reggitori della natura, forniti di libertà umana, che hanno tutto curato per loro e tutto hanno fatto per la loro utilità. E del pari, poiché essi non avevano mai appreso nulla della disposizione mentale di questi reggitori, dovettero giudicare in base alla loro propria. E conseguentemente hanno stabilito che gli dèi dirigono tutte le cose alla utilità degli uomini, allo scopo di legare gli uomini a sé e di essere da loro tenuti in sommo onore. Con ciò ho abbastanza spiegato ciò che promisi in primo luogo, che la natura non ha alcun fine prestabilito e che tutte le cause finali non sono nulla se non finzioni umane. Si può dunque evincere molto chiaramente da questo testo di Spinoza come una visione scientifica del mondo, della natura, dell'uomo debba prescindere da ogni forma di casualità, da ogni forma di finalismo e anche da ogni forma di creazionismo. Nella concezione spinoziana del mondo non vi è posto per un Dio personale e creatore. Questo è un errore, un grave errore in cui gli uomini sono incorsi per la loro foga di antropomorfizzare tutto, soprattutto ciò che conoscono poco. Quindi la natura e Dio stesso, che con la natura, come vedremo tra un istante, per Spinoza si identifica. La teologia spinoziana è infatti una teologia rigorosamente panteistica e panenteistica. Dio è in tutto e tutto è in Dio. Dio, abbiamo detto, non è persona, quindi non possiede le facoltà tipiche dell'uomo, l'intelletto, la volizione, le emozioni, i sentimenti. Dio, secondo Spinoza, coincide con quell'ordine rigoroso della natura di cui dicevamo testé. Deus sive natura, Dio ossia la natura. È un'espressione, una frase tipica e celebre di Spinoza. Naturalmente, in conseguenza di queste sue idee, Spinoza viene condannato ed espulso dalla comunità ebraica israelita di Amsterdam. E
e viene espulso con un anatema che suona di una severità e di una drasticità uniche. Andiamo a leggerne insieme qualche passaggio. Col giudizio degli angeli e la sentenza dei santi, noi dichiariamo Baruch de Spinoza scomunicato, esecrato, maledetto ed espulso, con l'assenso di tutta la sacra comunità, al cospetto dei sacri libri, pronunciando contro di lui tutte le maledizioni scritte nel libro della legge. Sia maledetto di giorno e maledetto di notte, sia egli maledetto quando si corica e maledetto quando si alza, maledetto nell'uscire e maledetto nell'entrare. Possa il Signore mai più perdonarlo, né riconoscerlo. Possano l'ira e la collera del Signore ardere d'ora innanzi quest'uomo, far pesare su di lui tutte le maledizioni scritte nel libro della legge e cancellare il suo nome dal cielo. Possa il Signore separarlo per la sua malvagità da tutte le tribù di Israele. Siete tutti ammoniti che d'ora innanzi nessuno deve parlare con lui a voce né comunicare con lui per iscritto, che nessuno deve prestargli servizio né dimorare sotto lo stesso suo tetto. Nessuno avvicinarsi a lui oltre i 4 cubiti e nessuno leggere alcunché dettato da lui o scritto di suo pugno. Dopo l'espulsione dalla comunità ebraica di Amsterdam, Spinoza erra in diverse località dell'Olanda, viene fatto oggetto anche di minacce, c'è un tentativo di incendio nei confronti della sua abitazione, c'è un tentativo addirittura di assassinio nei suoi confronti tramite una pugnalata che gli squarcia il mantello, ma che non lo coglie in maniera grave. Alla fine Spinoza si stabilisce all'Aia e per il resto della sua vita vive grazie ai proventi del suo lavoro di ottico. Egli lavora come mollatore e pulitore di lenti per strumenti ottici di precisione. Tra l'altro, la polvere del vetro inalata a causa di questo lavoro gli procura una forma di silicosi che lo porterà alla morte piuttosto giovane. Egli muore a 44 anni ancora non compiuti nel 1677. Ma ritorniamo alla concezione spinoziana di Dio. Ed approfondiamola. Il Dio natura di Spinoza è l'unica vera sostanza esistente, ad avviso del nostro filosofo. E ciò lo differenzia sostanzialmente dalla visione cartesiana, che in parte comunque Spinoza condivide. In che cosa la condivide e in che cosa no? Spinoza condivide di Cartesio la concezione per cui la sostanza deve essere qualche cosa di assolutamente autonomo. Spinoza la definisce id quod in sé est et per sé concipitur, qualche cosa che è in sé.
e che viene concepito di per sé, senza bisogno di ricorrere ad altre spiegazioni esterne. Cosa consegue, secondo Spinoza, da questa definizione della sostanza come qualcosa di rigorosamente autonomo, indipendente? Se la sostanza deve essere qualcosa di autonomo e indipendente, deve essere qualcosa di increato. Deve essere innanzitutto, come dice anche la tradizione della metafisica, causa sui, causa di sé medesima. Non deve essere causata da qualcosa d'altro. Deve essere causa incausata, perché ovviamente se fosse causata, prodotta da qualche cosa d'altro, non sarebbe più autonoma ed autosufficiente. Oltre ad essere ingenerata, la sostanza deve essere eterna. Non può avere un principio, perché altrimenti ci sarebbe qualche cos'altro prima di lei che le ha dato origine, che le ha dato appunto questo principio. Ed ecco che nuovamente la sostanza non sarebbe più autonoma e causa sui, causa di se stessa. Quindi ingenerata, eterna, infinita, oltre che nel tempo, anche nello spazio. Perché se fosse finita nello spazio, sarebbe di nuovo limitata da qualche cos'altro e quindi da questo qualche cos'altro condizionata. Scusate. Se la sostanza deve essere invece qualcosa di assolutamente autonomo e quindi incondizionato, non può nemmeno essere limitata nello spazio. Deve essere anche infinita. Siccome, in conclusione, non possono esistere due o più infiniti, la sostanza deve essere anche unica. E qui viene la differenza rispetto a Cartesio. Noi sappiamo che Cartesio ammetteva, oltre alla sostanza prima, assolutamente autonoma e indipendente, anche delle sostanze seconde, ritenute sostanze perché dipendenti, sì, ma dipendenti esclusivamente dalla sostanza prima, cioè Dio. Queste sostanze seconde erano, per esempio, la res cogitans, la res extensa e l'uomo stesso. Spinoza dice: a rigore, queste sostanze seconde, sostanze propriamente, non sono e non possono essere definite tali, perché appunto da qualcosa dipendono, fosse anche soltanto Dio. Cosa consegue da tutto questo? Consegue da un lato che Spinoza si sottrae a tutte le complicazioni del dualismo cartesiano, ma che d'altro lato si trova nella necessità di spiegare che cosa siano pensiero ed estensione, pensiero, spirito e materia, se vogliamo chiamarli così, visto che non sono più, come in Cartesio, due sostanze distinte. Ebbene, secondo Spinoza, pensiero e materia, spirito ed estensione non sono due sostanze distinte, ma sono due degli infiniti attributi dell'infinita sostanza divina.
sostanza che, essendo infinita, come abbiamo testé detto, possiede attributi altrettanto infiniti. Attributi infiniti dei quali noi però ne conosciamo soltanto due, quelli di cui noi stessi siamo fatti: il pensiero e la materia. Il pensiero e la materia, e più in generale tutti gli attributi della sostanza divina, sono le sue qualità essenziali. E quindi sono anch'essi, come abbiamo appena detto, infiniti. Poi ci sono delle manifestazioni particolari della sostanza divina, che sono invece i modi. Se gli attributi della sostanza divina che noi conosciamo sono il pensiero e la materia, i modi, cioè le manifestazioni particolari della sostanza divina che noi possiamo conoscere, sono le singole menti o le singole idee, da un lato, e di singoli corpi dall'altro. Le singole menti o singole idee sono modi della sostanza divina secondo l'attributo del pensiero. I singoli corpi sono modi, cioè manifestazioni della sostanza divina secondo l'attributo dell'estensione o della materia. La sostanza, insieme con i suoi attributi, con i suoi infiniti attributi, forma quella che Spinoza definisce la natura naturans, la natura naturante, che egli distingue dalla natura naturata, formata invece dall'insieme dei modi, delle singole particolari manifestazioni, dei singoli particolari effetti. Perché Spinoza introduce questa ulteriore distinzione tra natura naturans e natura naturata? Per non cadere in una sorta di piatto animismo, perché il suo panteismo non si trasformi in un banale animismo, cioè in un'affermazione, in una concezione per cui nell'albero vi è Dio, nel sasso vi è Dio, nel pesce vi è Dio. Ossia, sì, vi è, ma l'albero non è Dio, il sasso non è Dio, il pesce non è Dio, perché Dio è la sostanza insieme con i suoi infiniti attributi. È natura naturans, è la causa di tutto. Il mondo, cioè l'insieme dei modi, singole menti, singole idee, singoli corpi, è l'insieme degli effetti di questa unica causa. E quindi può essere definita come natura naturata. Allora, ricapitolando, sia Dio sia il mondo sono natura, ma Dio è natura attiva, naturans, è causa. Il mondo è natura passiva, natura naturata, gli insieme degli effetti della natura naturans di Dio o natura in quanto tale. Avendo superato il dualismo cartesiano, Spinoza
non si trova più impelagato nel problema che Cartesio aveva dovuto affrontare di spiegare il collegamento, come siano possibili i collegamenti tra queste due dimensioni, pensiero e materia, spirito ed estensione. Cartesio, infatti, dopo aver detto che si trattava di due sostanze, quindi di due entità assolutamente distinte, separate e indipendenti l'una dall'altra, si era trovato in difficoltà a metterle in collegamento, tanto che aveva dovuto far ricorso al celebre sotterfugio della ghiandola pineale. Aveva detto che nell'uomo il corpo e la mente, la materia e lo spirito, l'estensione ed il pensiero si incontrano in questa ghiandola spaiata dell'encefalo, che è la ghiandola pineale. Spinoza invece non ha bisogno di ricorrere a questa sorta di sotterfugio, perché, come spiega i collegamenti tra pensiero e materia, abbiamo detto che essi sono due degli infiniti attributi della sostanza divina. Sono dunque due attributi della medesima sostanza. E come tali obbediscono al medesimo rigoroso ordine geometrico insito in essa sostanza. Ripetono, riproducono, ciascuno nel proprio ambito, pensiero e materia, il medesimo ordine insito nella sostanza di cui entrambi sono espressione. Ecco allora che, per esemplificare il loro rapporto, potremmo vederli come due rette parallele che originano entrambe dalla sostanza divina. Quindi più propriamente si tratterebbe di due semirette, ok? E che però corrono parallele l'una all'altra senza mai toccarsi. Infatti, pensiero e materia non si influenzano a vicenda, secondo Spinoza. Secondo lui, nessuna idea può produrre un corpo e nessun corpo può produrre un'idea. E come si spiegano allora i collegamenti? Vi è un parallelismo, vi è una corrispondenza puntuale di ordini nel decorso di queste due semirette. Ad ogni punto dell'una corrisponde uno ed un solo preciso punto dell'altra. Vi è tra l'una e l'altra una rigorosa corrispondenza biunivoca. Tant'è vero che Spinoza esprime questa corrispondenza affermando testualmente che ordo et connectio idearum idem est ac ordo et connectio rerum. L'ordine e la connessione tra le idee sono identici, idem est, si identificano con l'ordine e la connessione tra le cose. Questa corrispondenza biunivoca tra la dimensione del pensiero
è la dimensione della materia, è quella che va sotto il nome di parallelismo spinoziano. Bene, detto tutto ciò, una domanda sorge spontanea, in particolare proprio per noi. In tutto ciò, quale spazio rimane per la libertà? In un ordine rigorosamente deterministico come quello descritto fin qui da Spinoza, dove va a finire la libertà dell'uomo? È quello che vedremo insieme la prossima volta. Intanto, prima di salutarvi, come di consueto, vi prego di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di far iscrivere il maggior numero possibile di vostri conoscenti per contribuire così attivamente a questo progetto di diffusione o meglio ancora di compartecipazione, di condivisione della cultura in generale e di quella filosofica in particolare. Ciao a tutti e alla prossima.